si sono ritrovati davanti alla prefettura di Frosinone per chiedere più sicurezza e più controlli sui luoghi di lavoro. Una richiesta avanzata dal sindacato dopo l'incidente avvenuto venerdì scorso a Firenze, costata la vita a 5 operai. Quando parliamo di numeri, quando parliamo di statistiche, dobbiamo pensare che dietro ci sono le famiglie, che chi esce la mattina per andare a lavorare non fa più ritorno a casa. Questo non è più accettabile, non bisogna perdere più un minuto. Abbiamo bisogno di un piano straordinario di assunzione del personale e della vigilanza. C'è bisogno di controlli, c'è bisogno di una cultura della prevenzione che inizi sin dalla scuola primaria. E soprattutto c'è bisogno di vigilare nei subappalti, perché nel momento in cui ci sono molti subappalti, quello che si va a tagliare è il costo del lavoro e molto spesso viene tagliato il costo alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Noi sulla zona di Frosinone ad oggi contiamo 9 morti sulla provincia di Frosinone. Abbiamo un incremento per quanto riguarda le malattie professionali e in più c'è una forte crescita per i contratti a termine oppure i contratti a ore, a giorni, quindi questo è quello che danneggia proprio e non fa sì che la sicurezza, la formazione venga fatta all'interno degli stabilimenti. Noi sappiamo che il cantiere è un mondo complesso, è un lavoro complesso e quindi essendo così complesso necessita anche di una formazione certa, dettagliata e fatta soprattutto negli enti bilaterali di settore, perché oggi il guaio più grande è che dove c'è una grande manodopera di stranieri che purtroppo non parlano nemmeno la nostra lingua, è ancora più difficile fare formazione. Se poi la formazione viene fatta da enti non riconosciuti, che basta la presenza per poter accedere al riconoscimento e all'attestato, qua ci stanno i problemi più grandi, perché poi formazione è quello strumento che permette anche di evitare incidenti mortali perché uno sa quello che sta facendo. Non possiamo pensare di andare avanti così, non possiamo pensare che di mettere in sicurezza questo paese se non mettiamo in sicurezza anche il lavoro. Il lavoro va avanti con la formazione, va avanti con la professionalità, va avanti comunque sia attraverso un controllo vigile e costante, altrimenti cadremo sempre nel fenomeno del massimo ribasso e nel fenomeno dell'arrangiamento.